Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo parlando della manifestazione indetta dai sindacati questa mattina a Pescara, 50 milioni di euro in meno per le politiche sociali, un taglio che appunto denunciano i sindacati di Abruzzo e Molise in un periodo economico che vede 15.000 famiglie abruzzesi al di sotto della soglia della povertà. Il servizio di Francesca Romana Testi. In Abruzzo oltre 15.000 famiglie sono scese al di sotto della soglia di povertà. A complicare le cose arriva la notizia di un taglio alle politiche sociali di 50 milioni di euro da parte della Regione. Un controsenso che presagisce la riduzione di servizi essenziali proprio ai più deboli. E così a scendere in piazza oggi c'erano sindacati e associazioni. I tagli alla sanità non possono essere quelli da recuperare un discorso di solidarietà verso gli altri, i tagli devono essere eliminati, cioè noi vogliamo che gli sprechi siano recuperati perché dagli sprechi si possa investire, quindi il cittadino deve essere tutelato, ma non nell'ospedale va riqualificato, vogliamo la sanità sul territorio, negli ambiti, e gli ambiti territoriali devono essere riportati alla portata del cittadino, i pensionati sono in grandissima difficoltà, abbiamo 15.000 famiglie nell'Abruzzo che hanno gravi problemi e chiediamo la solidarietà alla regione. Concretamente noi chiediamo l'apertura di un tavolo che ridiscuta sul sociale innanzitutto perché i tagli, come diceva lei, sono notevoli e colpiscono anche in questa regione come nel resto del paese la maggior parte della popolazione più debole. E poi vogliamo aprire un capitolo sulla sanità che riguarda ovviamente il diritto alla sanità su questo territorio regionale, l'abolizione del super ticket e soprattutto una diffusione della sanità sul territorio regionale che vada a colmare quei momenti di difficoltà che ci sono sulle chiusure dei nosocomi. Questa manifestazione, la salute è un diritto di tutti. Se dovessero passare quei tagli, e sono nuovi tagli che si aggiungono a quelli fatti già negli anni passati, si comprometterebbe proprio un servizio sanitario a vocazione universalistica, cioè rivolto a tutti i cittadini indipendentemente dal loro reddito. Questo nella regione Abruzzo vorrebbe dire ulteriori problemi per una regione che già nei servizi sanitari e nei servizi sociali ha enormi problemi. È una regione che ha una carenza di servizi sanitari sul territorio, è una regione che fino ad oggi investe ancora poco sui servizi sociali. Qui altro che welfare, che significa benessere, qui siamo di fronte a una macelleria sociale, non ci sono più i servizi territoriali, ci sono tagli indiscriminati alla sanità, funziona soltanto l'intramedia, se paghi hai soldi, scegli e ti curi, è davvero una vera vergogna. Ci avevano detto che ci sarebbe stata l'integrazione sociosanitaria, ma soltanto sulla carta, è solo demagogia. Siamo qui e siamo tantissimi a dire basta. E ricordiamo che i politici sono lì per curare e migliorare la qualità della vita, soprattutto dei più deboli. Mi sembra che stanno facendo tutt'altro. La cronaca, un'esplosione nella notte ha distrutto uno sportello Bancomat a Castelfrentano in provincia di Chieti facendo crollare il controsoffitto degli uffici della filiale della Carichieti al centro del paese. Svegliati dal boato alcuni residenti hanno chiamato le forze dell'ordine. Almeno tre uomini sono stati visti fuggire con buste di plastica con le quali portavano probabilmente parte del denaro contenuto nella cassa esplosa. Le altre banconote sono sparse nell'ufficio le cui pareti sono completamente annerite. I carabinieri hanno fatto evacuare l'edificio dove vivono sette famiglie. L'esplosione, udita in tutto il paese intorno alle 4, ha fatto saltare anche l'insegna della banca che è finita in pezzi sulla parte opposta della strada, danneggiando alcune auto. E ora nel prossimo servizio parliamo della missione cinese guidata dall'azienda Proger e dalla Camera di Commercio di Pescara. Realizzare nella provincia del Fujian un progetto innovativo di grande appeal commerciale per le imprese abruzzesi. Il senso dell'iniziativa nelle parole del Presidente della Camera di Commercio, Daniele Becci, Paolo Renzetti. Presidente Becci, il calcio pescarese sbarca in Cina grazie a questo importante progetto curato dalla Camera di Commercio con la Proger. Non è un progetto però solo sportivo. Assolutamente, è un progetto che riguarda più ambiti e quello che abbiamo tenuto a sottolineare nella conferenza stampa proprio lo stare insieme, il muoversi insieme, perché confrontarsi come una realtà come quella cinese che ha dei numeri per noi impensabili, ecco, un sistema come quello abruzzese fatto da una popolazione di 1.350.000 persone deve assolutamente muoversi in sinergia. Va ringraziata la Proger SPA che ha questo tipo di abitudini, le vive quotidianamente, ormai è una realtà internazionale Proger che opera in diversi paesi e guarda
su quasi tutti i continenti, penso gli manchi solo il Nord America e l'Australia, dopodiché dalle altre parti è presente con uffici e con iniziative. Per cui noi abbiamo preso al volo insieme alla Pescara Calcio questo carro sul quale la Proger ci ha chiesto di collaborare, e devo dire che la prima esperienza è stata assolutamente positiva, fatti di incontri ad altissimo livello, soprattutto da un ritorno che ci sarà alla fine di giugno da parte di importanti autorità della provincia del Fujian, che sicuramente è quella del Fujian, è una realtà che ci ha sorpreso in senso positivo notevole, dove la qualità della vita, contrariamente a quello che noi pensavamo, è quasi di livello europeo. Se lei pensa che c'è un reddito pro capite di $10.000, che per la Cina, che si è affacciata ai mercati internazionali da pochissimo, vuol dire un salto eccezionale da tutti i punti di vista. Per cui ribadisco il concetto, noi seguiremo questo progetto con grande attenzione, le aziende che abbiamo portato, circa 16 aziende del settore vitivinicolo e della moda che sono state con noi in Cina, sono rimaste soddisfatte, daremo sicuramente seguito a questa iniziativa. Un confronto sul futuro del centrodestra, sia dal punto di vista della proposta politica sia da quello di una riunificazione delle forze conservatrici e liberali, sono i due focus della Primavera delle Idee che si sta svolgendo a Francavilla al Mare, organizzata dall'associazione Fondazione Cantiere Abruzzo Italia. Ieri pomeriggio c'è stata la prima giornata, caratterizzata da un dibattito con gli imprenditori e dalle domande dei più giovani. Il servizio della nostra redazione di Vestina News. La primavera delle idee, e questo il titolo dell'incontro organizzato dall'onorevole Fabrizio Di Stefano e appoggiato dal gruppo consigliare di Forza Italia in Regione Abruzzo, Fondazione Cantiere Abruzzo e il gruppo al Parlamento Europeo. Parlare di prospettive, di condizioni e soprattutto di volontà per un rinascimento sia della Regione Abruzzo che del centrodestra abruzzese. È una classe che vuole proporsi come essere classe dirigente, che ha la visione di essere classe dirigente, deve non soltanto, come giusto e come sta facendo, indicare le carenze di questa amministrazione nazionale e regionale, ma deve anche essere capace poi, dopo la critica, anche di fare la parte costruence, cioè di dire quali sono le idee e i progetti su cui poter rilanciare una regione in difficoltà come l'Abruzzo. Una regione che conosce un momento di crisi economica davvero straordinario e in cui questa guida regionale è stata fallimentare, perché se vediamo tutti gli indici di crescita sono stati tutti negativi. E noi dovremmo interrogarci e porci il motivo per cui una promessa, quella del Presidente D'Alfonso, di fare dell'Abruzzo una regione facile, una regione veloce, una regione sicura, si è invece trasformata in una regione fallimentare. Credo che l'Abruzzo però ha spalle forti, ha orgoglio e ha vitalità per riprendersi, occorrono delle idee. E noi allora oggi proponiamo non soltanto un'analisi fortemente critica di questo quadro regionale, accompagnato a un'analisi altrettanto critica del quadro nazionale, ma siamo pronti anche a dire che siamo in grado di mettere in campo delle idee. Importante la partecipazione dei giovani, su cui la politica deve tornare a sperare e nutrire fiducia. Nasce da parte dei giovani e infatti questa nostra iniziativa è accompagnata dalla presenza di tanti giovani e questo ci riempie ovviamente di grande orgoglio ma anche di grande responsabilità. Orgoglio perché vuol dire che siamo ancora in grado di parlare ai giovani e di dare loro delle speranze, ma dare a loro anche un esempio di valori. E ora ci spostiamo all'Aquila. Articolo 1 approda anche in Consiglio Comunale all'Aquila, nonostante la fine della consigliatura. Il gruppo si insedierà il prossimo 1 maggio. Nonostante la fine della consigliatura, nasce nell'assise comunale dell'Aquila un'altra compagine con il nome di Articolo 1, composta dall'ex SL Masciocco e dagli ex PD Iapadre e Sfarra. Il gruppo si insedierà il 1° maggio per dare un segnale di presenza nella fine del mandato di Cialente e già dichiara che alle prossime elezioni comunali sosterrà Americo Di Benedetto. Ovviamente
daremo il nostro contributo finale all'esperienza amministrativa che si sta chiudendo in questi giorni. È chiaro che partendo con una nuova esperienza amministrativa e con una nuova coalizione che è quella a sostegno del candidato Americo Di Benedetto, le cose cambiano. Qui noi come articolo 1 pensiamo di poter dare un contributo specifico al programma che il candidato sindaco dovrà portare avanti per la prossima consiliatura. Avete detto in conferenza stampa mettiamo al centro il lavoro, ecco, ma Bersani, D'Alema, diciamo, i vostri punti di riferimento, Nazioni, in questi anni in cui si sono demoliti, distrutti, annientati i diritti di milioni di precari tra i governi di centro-sinistra e centro-destra, dove erano costoro? Diciamo erano voci, sono state voci inascoltate, mi pare. Comunque il discorso è sicuramente più ampio. Noi è proprio perché vogliamo riportare al centro i diritti, in particolare del lavoro, e anche la prospettiva e la costruzione del nuovo lavoro attraverso una politica di investimenti che è quella che purtroppo in questi anni non si è riusciti a fare. È ovvio quindi che noi è proprio questo quello che vogliamo fare, riportare al centro del dibattito politico un punto di vista che sia dalla parte del mondo del lavoro sostanzialmente, cosa che mi sembra che in questi anni non si è fatto. Questo problema certo riguarda in parte anche tra l'altro la nostra realtà, la realtà aquilana, però qua credo che le realizzazioni del centrosinistra siano state già significative. Prima giornata di sciopero da parte della FIOM CGL alla Sevel di Atessa, tra azienda e sindacato, e ancora scontro sui recuperi a costo zero per il fermo produzione dovuto all'incendio di mercoledì scorso. Devono essere recuperati circa 800 furgoni Ducato. È stato un cortocircuito al gruppo di continuità del centro elaborazione dati a provocare l'incendio che si è sviluppato nella palazzina del CED in Sevel alle 8 di sera di mercoledì. A chiarire le cause del rogo è la stessa azienda, il giorno dopo l'episodio che ha fatto scattare il piano di evacuazione per 800 addetti del montaggio e officina per via dell'aria malorata dal fumo entrata nel reparto con la ventilazione forzata. Il servizio di emergenza presente in fabbrica con 5 vigili del fuoco si è attivato subito, riferiscono ancora dalla Sevel. Ma è stato necessario l'intervento di squadre di Casoli e Lanciano per domare le fiamme che hanno danneggiato il cablaggio, ma fortunatamente non i computer. Questo ha consentito alla fabbrica di riprendere il lavoro nel turno di pomeriggio, dopo che i tecnici hanno ripristinato nottetempo la rete dati. Sono stati persi 2 turni di lavoro, temevamo il peggio, 13.000 persone ferme in attesa di capire come si poteva andare avanti. Ci siamo svegliati in un brutto sogno, per fortuna senza incidenti particolari, ma questa nuova vicenda che ha colpito la Sevelli ci ha riportato con i piedi per terra per far riflettere quanto sia importante lo stabilimento di Sevelli con tutto l'indotto per l'Abruzzo e non solo per l'Abruzzo, anche per il gruppo FCA. Ovviamente noi siamo contrari al recupero a costo zero, quindi costo zero significa in un certo qual modo che l'azienda applica il contratto specifico di lavoro da noi non sottoscritto, che prevede in maniera naturale che il lavoratore torni senza avere un euro in più a lavorare. Tra l'altro noi vorremmo anche capire se è possibile ricercare soluzioni alternative al recupero, visto che comunque le persone lavorano già di sabato e di domenica da un po' di tempo. Da gennaio ad oggi sono stati effettuati già sabati di lavoro straordinario, domeniche di lavoro straordinario, e quindi questo significa che le persone sono particolarmente stanche e non ce la fanno più. Niccolò Mannino, presidente dell'Università della Legalità, è stato a Penne per parlare di lotta alle mafie. Niccolò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, oggi un importante incontro qui a Penne per non dimenticare. Non dimenticare intanto le ferite, il pianto, la disperazione di chi si è visto un giorno tremare la terra sotto i piedi. E quindi noi come Parlamento della Legalità Internazionale, già il 21 marzo a Roma, presso il Palazzo dell'Aeronautica, Casa dell'Aviatore, col sottosegretario alla difesa, il generale Rossi, abbiamo proposto di attenzionare Penne, attenzionare l'Abruzzo, per portare tutto quello che è la solidarietà, l'affetto, la gioia. E quando abbiamo parlato con il sindaco che era presente a questo incontro, abbiamo detto perché non insediare l'ambasciata della Rina
rinascita proprio in questo meraviglioso comune. E vi devo dire con gioia che ne ho pure parlato con Maria Falcone, sorella di Giovanni, che fa pure lei parte sostenitrice del Parlamento della Legalità Internazionale. Io sono venuto qui con una sorpresa, la sorpresa di portare a tutta la comunità di Penn il premio Memorial Giovanni Falcone firmato da Maria Falcone. Tutto questo ci fa comprendere che nessuna notte potrà mai essere così lunga da impedire al giorno di ritornare. E allora crederci perché sei un uomo, non tanto per i titoli che tu porti. E stare qui ci riporta a degli eventi drammatici. Oggi invece siamo qui per qualcosa di più, ripeto, positivo e lieto, che è quello di trasmettere, come avevo detto, a queste giovani generazioni un messaggio di speranza per il futuro. Abbiamo voluto fare questa festa perché comunque per noi è una festa stare qua con tutti questi ragazzi di tutti e quattro gli istituti che sono presenti qua a Penn per ricordare questo 25esimo anniversario delle stragi di Falcone e Borsellino, proprio per dare un simbolo di continuare comunque nel segno della legalità a dare anche un segno di speranza a questi ragazzi che dopo questi mesi così brutti durante l'inverno con la neve e con il ricordo di quello che è successo dobbiamo comunque continuare a dargli un pochettino una rinascita, come appunto abbiamo deciso di intitolare questo palazzetto dello sport. Un centinaio di partecipanti per 7.200 euro da destinare ad una nuova attività dei dipendenti dell'hotel Ricopiano di Farindola, sopravvissuti alla valanga dello scorso 18 gennaio. Nella cena che il Consorzio Qualità Abruzzo, che riunisce il meglio del mondo culinario regionale, ha organizzato ieri sera nel ristorante L'Eregard della Reserve a Caramanico Terme, in provincia di Pescara. I proventi raccolti sono stati consegnati al vice sindaco di Farindola, Maria Pia Di Quinzio. E ora ci spostiamo a Teramo. L'Ordine degli Ingegneri ha organizzato un incontro con i genitori teramani per spiegare correttamente cosa è stato il terremoto. Presenti alcuni esperti dell'Università dell'Aquila che hanno affrontato anche il discorso sulla sicurezza delle scuole, edifici che a Teramo comunque hanno risposto bene agli ultimi eventi sismici. Tania Bonici Castelli. L'Ordine degli Ingegneri di Teramo ha organizzato un convegno per incontrare i genitori teramani e per parlare correttamente di terremoto, senza ansia o paure, ma attenendosi ad un'informazione scientifica di esperti e professori dell'Università dell'Aquila. L'obiettivo è quello di, cerco una parola un po', di educare, di partecipare a questo fenomeno che c'è, che comprendiamo ed è giustificato dal fatto che c'è ansia, c'è paura, perché è qualcosa in attesa, non conosciamo il momento né l'intensità, e quello che poi conosciamo è quello che succede dopo, ahimè. Quello che succede dopo, che comunque sono delle fonti informative che servono, soprattutto a noi tecnici, per capire dei comportamenti, leggere delle situazioni e dare le giuste indicazioni sia per gli interventi ma sia di natura comportamentale. Quindi questo pomeriggio essenzialmente è dedicato a stimolare questo tipo di attenzione, far capire che certi fenomeni vanno anche razionalizzati. Una cosa è certa, le scuole di Teramo hanno risposto più che bene agli ultimi eventi sismici. Come si è comportata Teramo e le scuole di Teramo al terremoto? Ma secondo me bene. Presenti all'incontro promosso dall'Ordine degli Ingegneri di Teramo, molte mamme che hanno ricordato quei brutti giorni di ottobre e gennaio, ma che guardano avanti. Indubbiamente, come tutte le mamme, anch'io ho avuto i miei momenti di paura, le mie perplessità, però come tecnico dico che effettivamente le nostre scuole hanno subito un test importante, hanno reagito bene. Per cui, pur essendo mamma di due gemelli che hanno difficoltà nel linguaggio, due gemelli autistici e quindi nel difficoltà anche nel fare le prove di evacuazione, comunque ho rimandato i miei figli a scuola cercando di tranquillizzare il più possibile anche le altre mamme. E purtroppo viviamo in una zona sismica, ce ne dobbiamo fare una ragione, dobbiamo affrontare la situazione, dobbiamo abituare i nostri figli a vivere questa situazione, ma non a farli vivere nel terrore. Cioè, i bambini nelle prove di evacuazione sono stati bravissimi, chi ha peccato è stata la mamma un po' ansiosa che è andata a prendere il figlio. La Regione Abruzzo ha trovato e stanziato i fondi per una struttura provvisoria in legno per ospitare gli studenti dell'Istituto Marconi di Penne. Termineranno così i doppi turni.
Preside Angela Pizzi, mercoledì l'incontro col presidente della regione, in regione, con gli altri vertici della provincia e del comune di Penne. Buone notizie per l'Istituto Marconi. Finalmente sì, sono veramente contentissima di poter dare finalmente una buona notizia, perché il presidente della regione ha mantenuto la promessa che ha fatto proprio in questo posto lo scorso 11 febbraio a circa 600 persone. È riuscito a trovare i fondi per realizzare una struttura provvisoria in legno per ospitare già a partire da settembre gli studenti del Marconi, quindi finalmente finiranno i doppi turni e potremo tornare alla normalità, quindi noi siamo contentissimi. Il sito scelto è quello dei parcheggi che si trovano proprio nella zona centrale a fianco al terminal degli autobus, quindi avremo la possibilità di continuare ad utilizzare le nostre due palestre che sono proprio vicine e nello stesso tempo avremo un collegamento diretto anche con la nostra succursale, che resta chiaramente agibile e aperta. Sono ottime notizie, perché sicuramente una scuola che non muore è una risorsa per tutta la città, quindi per tutta Penne. Assolutamente io mi sento di ringraziare il Presidente della Regione, il Comune che ha dato la sua disponibilità e anche il Presidente della Provincia che comunque ha dato il suo parere favorevole a questa iniziativa. Recupero e valorizzazione dell'edilizia sacra nelle quattro province abruzzesi al fine di migliorare l'attrattività turistica sul territorio. Passa alla fase operativa dunque l'iniziativa amministrativa della Giunta regionale, che dopo aver recepito a gennaio scorso gli interventi del MIBACT, 52 in tutto, ha finanziato attraverso il Masterplan nell'ambito del settore turismo e cultura i progetti proposti con un importo di 11 milioni e 100 mila euro mirati esclusivamente alla ristrutturazione di edifici di culto e hub culturali. E questa mattina il presidente della regione Luciano D'Alfonso ha convocato i tecnici regionali e la direzione per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo per individuare i soggetti attuatori con l'obiettivo di procedere in tempi brevi con gli appalti. Abbiamo necessità di recuperare e valorizzare i nostri edifici di culto e i presidi culturali, ha detto il presidente D'Alfonso, e attraverso il Masterplan abbiamo individuato i fondi necessari attraverso cui finanziare gli interventi programmati. Taglio del nastro questa mattina al porto turistico Mania di Pescara per la 41esima mostra mercato del fiore. Taglio del nastro questa mattina alla Marina di Pescara della Mostra del Fiore, un appuntamento che ormai è diventato canonico per l'estate, gli inizi della stagione estiva qui a Pescara, per quanto riguarda ovviamente tutta la parte vivaistica. Sì, 41 anni di storia sono abbastanza. Qui al Marina di Pescara la Mostra del Fiore, che oramai è un qualcosa, un contenitore che raggruppa aziende di tutta l'Abruzzo e anche di varie regioni italiane, quindi di conseguenza oggi il Marina di Pescara ci ospita, però chiamiamolo Mostra del Fiore dell'Abruzzo. Quanti sono gli espositori e quanto durerà la manifestazione? Gli espositori sono 201 espositori. Avevamo l'obiettivo di superare i 200 e ce l'abbiamo fatta. La manifestazione apre questa mattina e saremo aperti sabato, domenica e lunedì 1 maggio. Cosa possono trovare gli appassionati di fiori, di piante in questa mostra? Per gli appassionati di fiori troveranno un qualcosa di meraviglioso, dove la Scuola di Arte Floreale ha organizzato con noi un concorso internazionale dove 8 squadre si sono confrontate in 3 prove e hanno preso fiori, hanno smontato fiori, hanno rimontato, hanno fatto delle opere meravigliose, quindi il fiorista potrà deliziarsi nell'ammirare questi lavori. Per quanto riguarda invece chi vuole venire a visitare la manifestazione, ci sono quasi 40 aziende che vendono proprio piante, quindi abbiamo qualcosa come 100.000 piante qui a disposizione per chi vuole comprare, tutti i tipi, dal piccolo vasetto alla grande pianta. E poi tutto il resto sono tante aziende collaterali del tempo libero, del fai da te, che farà piacere visitare e eventualmente anche acquistare se c'è bisogno. Apriamo la pagina dello sport. Pescara già retrocesso matematicamente in Serie B, che però deve affrontare l'ultimo mese in Serie A. Domani alle 15 al Santeria, trasferta a Cagliari, gara da ex per l'allenatore Zeman, che per questa trasferta lascia a casa Girardino, Vitturini, Stendardo, Baibek, Campagnaro e lo squalificato Biraghi. Parla anche di futuro Zeman e dice chi vuole restare l'anno prossimo lo dovrà dimostrare sul campo in queste partite. Ascoltiamolo. È sempre come le altre, io di nuovo, non c'è niente
fare. Per me le partite sono da giocare e tentare di vincere. Poi, con chi gioco. Va bene, negativa nei rapporti, poi positiva penso con la squadra, anche se ha dei grossi limiti, però ha giocato bene al calcio, specialmente all'inizio. Invece il Cagliari di oggi, che squadra è? Cagliari che affronterete domani? Per me è una buona squadra, anche lì più singolarmente, loro hanno fatto... non hanno dimostrato la continuità, però... hanno fatto dei risultati e quindi stanno bene. La mia motivazione, io più che io motivazioni ce l'ho, ripeto, io non voglio fare brutte figure e quindi chiedo alla squadra di impegnarsi. Poi anche lì la squadra penso che ci arriva da sola, spero che ci arriva da sola, nel senso chi vuole rimanere deve dimostrare che vuole rimanere e quello si fa solo con le prestazioni, non a chiacchiere. Vabbè, io direi che questa squadra ha dei buoni giocatori, purtroppo non è riuscita a fare la squadra, non credo, io valutazioni li conosco, anche ieri ho visto la partita con la Juventus della primavera, non credo che ci dia spazio quest'anno. Lui ha detto che usciva dal calcio 10 anni fa, più di 10 anni fa. E nonostante che usciva, e poi nonostante le sentenze, lui nel calcio c'è sempre. Non è sorpreso? Non sono sorpreso, specialmente Albania è un bel paese, calcisticamente. Abbiamo parlato in precedenza della missione in Cina capitanata dalla Camera di Commercio e dalla Proger, ovviamente c'era anche la Pescara Calcio, ascoltiamo quanto ha da dire su questa esperienza e sui progetti futuri, a quanto ha da dire il Presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Al momento è un investire del tempo, delle risorse, degli uomini, risorse intese da tutti i punti di vista, per un investimento. Io innanzitutto devo ringraziare la Proger, che è un po' il driver di questa operazione, così come la Camera di Commercio. Per quanto ci riguarda partiremo con un progetto, con un'academy targata Pescara Calcio. Vi posso dire che arrivare in Cina e trovare già qualcuno con le nostre divise, con le nostre tute, mi ha fatto enormemente piacere. Però questo è solo l'inizio, poi sarà il nostro lavoro a dirci se possiamo crescere in quel paese e soprattutto se possiamo attirare con il nostro lavoro, speriamo fatto al massimo, al meglio, attirare qualcuno che sia interessato magari a fare un qualcosa di comune tra l'Italia e la Cina, perché è vero che loro vogliono crescere, ma in questa fase il Pescara e l'Italia sono diciamo i driver del mondo del calcio per loro e quindi sarà importante cercare di creare una partnership tra le due società, tra la società Pescara Calcio e tra quelli che vorranno fare calcio in Cina. Noi cercheremo di portare la nostra esperienza, sarà poca, sarà tanto, sarà buona, sarà meno buona, ma sicuramente proveremo a fare il meglio possibile e l'investimento riguarda proprio questo, cercare di portare poi, di creare delle sinergie che facciano il bene del Pescara. A giugno poi una delegazione cinese verrà qui a Pescara in Abruzzo a ricambiare la vostra visita? Sì, verrà in Abruzzo, si verrà a rendere conto anche di quello che abbiamo raccontato, perché sai sulle slide, sui racconti poi possiamo dire tutto quello che vogliamo, nella realtà poi sarà bello invitarli qua, tenerli qua, fargli vedere che cosa stiamo facendo, noi come Pescara Calcio, che cos'è l'Abruzzo. E ora la Lega Pro, penultima giornata per il girone B, tutte le gare in contemporanea domani alle 17.30 e tra queste al Bonolis Teramo-Parma, Teramo senza Spighi e Petrella. In particolare per quanto riguarda Petrella, l'ecografia odierna ha evidenziato una lesione al retto femorale della gamba destra. Martedì l'esame verrà ripetuto per meglio valutare i tempi di recupero. Ma tornando alla partita di domani per i biancorossi,
ostice l'obbligo di vittoria per tenere in vita la fiammella della salvezza diretta e per almeno garantirsi un buon piazzamento in caso di play-out. Ascoltiamo il tecnico Ugo Lotti. Io mi aspetto una squadra che è composta da giocatori di categoria che perciò possono fare in qualsiasi momento la partita, toccati nell'orgoglio, perché è normale perdere 3 partite, non lo so cosa è successo, perché ho visto che nelle le ultime partite hanno stentato un attimino. Io mi aspetto molto dai miei, al di là della classifica, al di là di tutte le problematiche che abbiamo quotidianamente, settimanalmente, noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita. È normale che è una partita difficile, perché il Parma sicuramente ha un organico importante per questa categoria, però è in difficoltà e noi dovremmo essere bravi ad approfittarne. Che il Modena batta il Mantova non ci spero proprio, sono molto sincero, lo dico sinceramente, perché conosco le dinamiche del calcio, ma non sono dinamiche molto particolari. Noi abbiamo un'altra opportunità, perché se tra la quintultima e la penultima ci sono più di 8 punti non si effettuano i play-out e di conseguenza c'è una possibilità, perché se il Fano perde tutte e due partite e noi le vinciamo tutte e due ci potrebbe essere questa opportunità. Questa è un'altra opportunità che molti non hanno guardato e noi dobbiamo guardare. Per quello ho sempre detto che noi dobbiamo cercare di fare 6 punti. Purtroppo abbiamo rallentato la marcia. Improvvisamente, quando sembrava che questa squadra potesse tirarsi fuori da queste sabbie mobili delle ultime posizioni in classifica, abbiamo rallentato. Trovare il motivo è inspiegabile, perché dopo aver vinto, dopo aver fatto 4 partite e 10 punti, siamo incappati in una sconfitta e probabilmente quella sconfitta ci ha... così, ci ha messo paura, diciamo questo? Adesso questa paura la dobbiamo mettere da parte, perché abbiamo 2 possibilità, i risultati degli altri, ma dipendono solo ed esclusivamente dai nostri risultati. Abbiamo avuto una settimana un pochettino così, abbiamo Amadio che ha un piccolo problema, abbiamo Petrella che ha un piccolo problema, abbiamo avuto Altobelli, abbiamo Barbuti che si porta presso un infortunio ormai da parecchio tempo, di conseguenza abbiamo da riordinare un po' le idee, di cercare di mettere in campo soprattutto gente che non abbia problemi fisici. Frattangelo è tornato in gruppo, ha chiarito, è stato un episodio spiacevole perché il ragazzo ha dimostrato di essere ancora molto acerbo, forse istintivamente anch'io devo ragionare un attimino di più, perché indubbiamente quando si ha a che fare con un ragazzo di 18 anni si cerca di colpevolizzarlo, probabilmente ingenuamente ha tenuto nascosto, però indubbiamente spero che non si ripetano più questi episodi. Finisce qui la prima edizione del TG6, vi ricordo gli orari delle prossime edizioni, la seconda alle ore 19, la terza alle ore 23. Grazie per averci scelto.